Eccoci, speciale medicina a domenica è sempre domenica, ben trovati. E allora, la scorsa puntata abbiamo trattato una patologia che ancora desta tanta preoccupazione, soprattutto nel contesto familiare, considerato il fatto che il più delle volte colpisce i bambini in tenera età. E abbiamo parlato infatti di diabete mellito, mellito da miele, dolce, urine con lo zucchero. Abbiamo spiegato il perché probabilmente si verifica questa malattia nei figli con una percentuale del 23% se i genitori fossero dei portatori geneticamente determinati nei confronti di questa malattia, anche perché è una malattia ereditaria, ma ciò significa soltanto averne la predisposizione. Non è ovviamente guaribile, però è curabile. Abbiamo parlato dei percorsi psico-evolutivi, spesso involutivi, se i bambini non vengono così seguiti in maniera appropriata da figure professionali, adeguate per questo incarico così tanto delicato, se voi pensate che un bambino a 5 anni si ritrova più volte al giorno a fare delle iniezioni e spesso anche da solo, perché impara, di insulina per poter andare incontro ad un'adolescenza, ad una crescita, ad una vita di maturità serena. E abbiamo detto che se le terapie vengono effettuate correttamente, addizionate ad una buona dieta, si arriva fino all'età di 65 anni senza eccessive complicanze. Quindi quanto sia importante la comunicazione e, non dico la prevenzione, ma la prevenzione nei confronti di malattie che possono poi in un futuro causare delle invalidità, delle inabilità e addirittura nel caso del diabete le complicanze più temute sono alle volte mortali, lo sappiamo bene, viene coinvolto il sistema metabolico nella sua totalità, ma soprattutto il sistema cardiovascolare, il sistema nervoso, insomma sono tanti gli organi nobili che possono venire colpiti di conseguenza da questa patologia che ancora gli scienziati studiano. E a parte il fatto che esista la possibilità di un trapianto del pancreas, è una patologia immensa, perché dentro questa malattia ci stanno tante, tante condutture, le chiamiamo così, che portano poi alla fine dentro un grande tunnel nero. Allora noi spiazziamo questo color nero e cerchiamo attraverso la nostra divulgazione medico-scientifica, attraverso la sensibilizzazione di quella che è la crescita culturale nell'ambito medico-scientifico, di andare avanti e di così affondare o quantomeno in qualche modo arrestare dei processi che vogliono imporsi nel nostro destino e nella nostra vita. Bene, oggi vi presento subito gli ospiti in studio allo speciale medicina. Cambiamo ovviamente argomento. Con me il dottore Giacomo Gurgone, dirigente medico presso l'unità operativa di neurologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, per cui neurologo. Accanto al dottore Gurgone, il dottore Salvatore Di Rosa, anche lui dirigente medico presso l'unità operativa di cardiologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, ovviamente cardiologo. E allora, dottore Gurgone, con lei oggi vogliamo affrontare un argomento che in realtà è vastissimo, ma alla fine ci può dare un insegnamento. Ecco, non sono soltanto i poveracci, non sono soltanto coloro i quali fanno parte dei ceti meno abbienti, gli sfortunati che si beccano, diciamo così, le patologie. Diciamo che nel mondo mondiale della politica, della storia, insomma, tanti personaggi si sono ammalati. Io leggevo addirittura, e non lo sapevo, che Caio Giulio Cesare, per esempio, era affetto da epilessia, ma addirittura ho scoperto, sempre leggendo, perché non l'ho studiato, che Cesare nasce da Cesare il parto cesareo, perché significava praticamente far nascere il bambino dopo la morte della madre tagliando la pancia. E da lì, siccome proprio per evitare gli effetti poi conseguenziali dell'epilessia loro cercavano di salvare il bambino, da questo fatto che il nonno di Giulio Cesare nacque così da una madre che morì durante il travaglio di parto, ecco da lì parto cesareo. Ma chi lo doveva dire? E allora, dottore Gurgone, ma questi uomini così tanto importanti si ammalano tanto quanto i comuni mortali?
Si ammalano come i comunissimi mortali. La cosa che a noi interessa è forse duplice. Da un lato il fatto così di calare l'evento malattia in una vicenda storica eccezionale che è la vita di questi uomini illustri particolari. Dall'altro un interesse per noi studiosi moderni, insomma, per chi oggi studia con quest'ottica il passato di questi personaggi. Cioè impegnarsi in una diagnosi medica, che è sicuramente difficile, fatta molto a posteriori, quando il malato non può essere visitato e quando le notizie ovviamente anamnestiche e cliniche sono quasi carenti e devono essere ricostruite attraverso documenti storici. L'altra cosa molto interessante però da dire è anche questa, anche se oggi è diventata una specie di passatempo sofisticato, diciamo, chiamiamolo così, di molti studiosi di neuroscienze soprattutto, nel fare diagnosi di malattie neurologiche in pazienti del passato, pazienti famosi, però questo ha portato grandi contributi alla storiografia e allo studio di epoche storiche passate. Io faccio per esempio, così tanto per far capire insomma, ai telespettatori l'importanza di queste ricerche, gli studi che sono stati fatti di neuroanatomia, per esempio sulle mummie di antichi faraoni come Ramsese II e Tutankhamon, hanno dato dei contributi notevoli alla conoscenza di quell'epoca storica dell'antico Egitto. Ancora di più si possono fare altri esempi un po' più vicini a noi, per esempio la famiglia Medici nel Rinascimento, sono scoperte tante cose su aspetti, su retroscena di questa famosissima famiglia che tenne le sorti dell'Italia tra la fine del Cinquecento e tutto il Seicento. Ha detto bene, in retroscena sono anche delle curiosità che appagano in qualche modo il nostro, come diceva lei, modo di daginare, di cercare, adesso ci colleghiamo su internet, sono delle curiosità che insomma a volte danno anche sollievo, perché uno pensa, guarda, anche lui ha avuto questa malattia, non ce l'ho soltanto io. In questi giorni si parla tanto di epilessia e tanti di questi storici, condottieri, generali erano affetti da epilessia, magari allora non è che si chiamasse così, questo non glielo so dire, però di fatto sono patologie che esistono da sempre e che continuano a bersagliare, continuano a demoralizzare, no? Sì, però io questa sera volevo presentare e parlare due illustrissimi pazienti che non sono dei politici, ma sono delle persone famosissime per aver particolarmente impegnato la loro intelligenza. E queste sono praticamente il filosofo Immanuele Kant e l'altro grande filosofo tedesco che è Friedrich Nietzsche. Tutte e due rappresentano un dilemma, diciamo così, un problema medico, nel senso che in vita loro non fu fatta la diagnosi di particolare malattia neurologica. Questa diagnosi è stata ricostruita nel passato ed è una diagnosi non definitiva, perché è una diagnosi che viene supposta e immaginata, naturalmente basandosi sulle fonti storiche. Essendo due persone illustrissime, due pazienti illustrissimi, però li vorrei presentare brevissimamente, perché sì. Kant e Nietzsche presentano due momenti nodali nello sviluppo sia della filosofia occidentale che della filosofia tedesca in particolare. Diciamo che li abbiamo studiati un po' tutti e con grande difficoltà. Sì, devo con dire, grande difficoltà, perché Kant, due filosofi molto difficili. Molto, molto. Kant è sicuramente uno dei più grandi pensatori dell'Occidente e il più insigne esponente sia dell'illuminismo in generale, dell'illuminismo tedesco in particolare, e con lui sicuramente la filosofia raggiunge l'ultimo, definitivo, più alto momento della sistematizzazione razionale. Forse lo toccherà qualche anno dopo Hegel. È una parola molto difficile. Che cosa voi intendiamo, dottore Gurgone? Cioè di una costruzione teorica piuttosto complessa. Sì. Nel senso proiettato nella corrente letteraria illuminismo? Dove c'è sì. Il meccanicismo, la razionalità, insomma. Kant vuole essere il superamento di tutto ciò che era stato prima di lui. Da un lato il meccanicismo razionalista di Cartesio, sì. Di Spinoza e dello stesso Leibniz, a cui lui fu molto legato sia come debito intellettuale, sia come diciamo, affezione, essendo un suo connazionale tedesco, e sì. Come lui praticamente un protestante. Dall'altro vuole raggiungere un momento in cui la filosofia arrivi ad un momento definitivo. Per usare le sue parole, molto, molto, molto speranzose, diciamo così, lui sostiene di aver realizzato in filosofia quella rivoluzione che Copernico aveva fatto
qualche secolo prima, nel campo dell'astronomia. Cioè ha completamente modificato la visione, il concetto del rapporto tra uomo e mondo in campo conoscitivo. Ecco, questo così per capire chi fosse, insomma. Sì, perché Kant. Bisogna dire che fondamentalmente la filosofia di Kant è fondamentalmente un sistema, non più, almeno nelle sue intenzioni metafisiche, anche se per certi aspetti lo sarà, ma probabilmente si occuperà, forse per la prima volta nella cultura europea, di problemi di epistemologia. Epistemologia è quella scienza della filosofia che cerca di capire i misteri della conoscenza, come il nostro cervello conosce, e nello stesso tempo di creare una sintesi tra il pensiero speculativo e la nuova scienza. Mamma il 700, mia. Sì, il 700 si caratterizza per la grande rivoluzione scientifica, no? Contemporaneo di Kant e Isaac Newton, no? Che rivoluziona la fisica, rivoluziona le nostre cognizioni sull'universo, e del resto anche Kant darà un contributo. È famosa la sua teoria sull'origine planetaria del nostro sistema solare, che poi passerà alla storia come teoria di Kant Laplace, perché insomma, sarà l'astronomo francese Laplace che rielaborerà la sua teoria. Ed è il primo praticamente studioso che immagina, che teorizza l'origine del nostro universo. È il primo studioso, Kant tra l'altro, che teorizza che le galassie sono ammassi stellari, quindi cose che ancora non esistevano nella scienza. Però noi vogliamo sapere questo grande personaggio. Lei, guarda, poco fa l'avevo interrotta perché mi ha fatto ricordare una lezione di anatomia presso il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, tenuta dal professore Ridola, e mi ricordo che a lezione disse abbiamo esaminato le scatole craniche, e mentre il cervello nell'uomo pesa, dottor Gurgone, non mi chieda quanto perché non ricordo, insomma, quello di Kant risultò, la scatola cranica, molto più grande, più larga di quella di un individuo normale. Quindi probabilmente, dico, un grande cervello, non solo per modo di dire, ma probabilmente le dimensioni di quest'organo contribuiscono all'incameramento di queste grandi capacità di cui ha parlato lei. Però, ecco, noi conosciamo tutti Kant e un po' ci intimoriamo, no? Di fronte a questo grande personaggio. Ma di che cosa era affetto Kant? Ecco, ci intimoriamo a pensare Kant, la più grande intelligenza che sia comparsa nella storia dell'umanità. Quello che forse colpirà gli telespettatori è sapere che Kant soffrì di demenza, cioè proprio la malattia del sistema nervoso che colpisce l'intelligenza, che distrugge l'intelligenza. Incredibile. Quindi è una cosa che fa anche pensare che uno degli uomini più intelligenti che sono comparsi nella storia dell'umanità dovette combattere gli ultimi anni della sua vita con questa mostruosa malattia che distrusse a poco la sua grandissima intelligenza, come dire, dottore, riducendola alla fine un vegetale. Oh, come dire, dottore Gurgone, faccio gli appositi scongiuri ma non li faccio vedere in TV, che io da immunologo vengo praticamente così afflitta e affetta da una grande patologia autoimmunitaria. Ecco, però con gli appositi scongiuri, ecco, dico, è il colmo che un cervello così attivo, così ben pensante, articolato, ma non si dice che chi più pensa, chi più attivo e iperattivo nella ricezione dei messaggi, nella recettività intellettuale in genere, rende il cervello sempre vivo? Allora, se ricostruiamo così la storia, chiaramente fare una diagnosi a posteriori su un paziente che è vissuto nel passato bisogna farla ricostruendo la sua biografia, per sommi capi la sua biografia. Allora, se lo facciamo possiamo vedere come in realtà Kant abbia combattuto per moltissimi anni e abbia resistito per parecchi anni contro questa malattia. Gli anni terribili furono gli ultimi anni. Kant nasce a Königsberg, che è una città che all'epoca era la capitale della Prussia orientale. Oggi non si trova più in territorio tedesco, perché la città fu conquistata alla fine della Seconda Guerra Mondiale dall'Armata Rossa. Fu strappata praticamente al Terzo Reich. Poi, per ordine di Stalin, praticamente la città fu... Anche Stalin era malato, eh? Anche Stalin ha avuto una malattia neurologica. A parte diciamo, lasciamo perdere. Però dico, è stato anche lui un paziente neurologico. Sì, è stato anche lui un paziente neurologico. Lui, tra l'altro, di un illustre neurologo russo, Bekhterev, che tra l'altro è un anatomista che ha legato il suo nome a diversi fasci nervosi. Comunque, ritornando al nostro Kant, questa città praticamente poi è stata russificata, attualmente esiste in una
esclave russa sotto i paesi baltici, si chiama Kaliningrad, però nella ex cattedrale esiste ancora la tomba di Kant. E allora questo Kant, a noi ci interessa sapere come lui cominciò a capire di essere malato. Ecco, Kant muore praticamente il 12 febbraio del 1804, quindi all'inizio del nuovo secolo. Sì. Nasce praticamente all'inizio del secolo passato, del XVIII secolo, praticamente il 22 aprile del 1724, quindi occupa tutto il secolo, e sicuramente con la sua esistenza e con la sua produzione scientifico e filosofica. E noi abbiamo delle notizie molto precise dei suoi ultimi anni di vita, perché praticamente allievi, ex allievi, amici, lo hanno assistito molto da vicino. In particolare tra questi, Andreas Borowski, che fu suo collega e poi lo sostituì nella cattedra di logica e metafisica all'Università di Königsberg. Ci sta mettendo in crisi, è vero, dottore Di Rosa, con questa cultura, con questa conoscenza. È un appassionato. È vero, è un appassionato e appassiona chi lo ascolta. E allora Kant, io sono curiosa, dottore Curcone, voglio capire, intanto aveva 65 anni quando cominciò ad avvertire questi sintomi, oppure era più giovane? A quei tempi non è che la vita media dell'uomo fosse così tanto longeva, Allora, lui muore, dicevo, nel 1804, è i primi del 1804, quindi dal febbraio del 1804. Secondo questi resoconti biografici di questi suoi amici e colleghi di università, lui cominciò ad essere veramente malato, cioè ad essere una persona totalmente dipendente, doveva essere quindi accudito, nutrito e così via, all'inizio del 1801. Quindi orientativamente. Ecco, il momento in cui però i patobiografi stabiliscono che Kant si ammalò è forse il 1798. In quell'anno Kant ha abbandonato da 2 anni l'insegnamento universitario. L'ultima sua lezione di logica sarà tenuta all'Università di Königsberg nel luglio del 1796. Dopodiché lui, abbandonando l'insegnamento, si dedicherà per un anno al rettorato, perché era anche rettore dell'università, dopodiché abbandonerà completamente tutto. Nel 1798 è molto illuminante una lettera che lui scrive a un suo sempre ex allievo, Christian Vagas. Il due gli dice in maniera proprio schematica e immediata: non riesco più a dominare, a controllare i problemi dello spirito. Quindi si comincia a capire che qui già Kant ha la percezione che la sua prodigiosa intelligenza non funziona più come funzionava una volta. Però sempre basandosi sui resoconti di questi osservatori, noi sappiamo che in realtà Kant cominciò ad avere dei problemi molti anni prima di questi che ho indicato. E grosso modo li possiamo far cominciare a partire dal 1790. Il 1790 possiamo considerarlo l'anno conclusivo della grande avventura intellettuale di Kant, perché il 1790 è l'anno della pubblicazione dell'ultima delle 3 grandi critiche, la critica al giudizio, che conclude praticamente quella immensa trilogia, no? Che è la critica alla ragion pratica e la critica alla ragion pura. Più o meno. La critica alla ragion pura fu pubblicata inizialmente nel 1781, quindi è una lunghissima elaborazione, parte praticamente, dura quasi 10 anni. E impegna tutta praticamente l'esistenza finale, diciamo così, di Kant. E lì che cosa succede? Cioè, lì Kant comincia a cambiare personalità. Ho letto che i domestici si accorsero del suo cambiamento di carattere. Quello che comincia a succedere viene registrato appunto da questi biografi di cui vi dicevo, tra cui il più vicino è Vasiansky, che era il suo segretario personale, che annota scrupolosamente tutte queste cose che accadono. E che lui comincia a cambiare in maniera veramente eclatante. Fino, diciamo così, all'età media, fino ai 50 anni, in grosso modo, Kant viene dipinto, descritto come un uomo molto cordiale, molto socievole. Per esempio, per fare capire qual era il carattere di Kant, lui pranzava sempre con qualcuno e se non c'era nessuno disposto a fargli compagnia alla sua mensa, usciva, il primo che trovava lo invitava a tavola e doveva pranzare con lui, e gli piaceva tantissimo discutere poi amabilmente durante il pranzo e dopo il pasto di problemi di vario tipo, anche di politica, molto di politica. E quindi quello che succede è che dopo il 1790 Kant cambia completamente carattere. Lui era una persona mite, ha detto, molto mite, ma anche molto rigida, nel senso che era una specie di piccolo orologio.
è leggendario il fatto che i suoi concittadini l'avessero chiamato orologio di Königsberg, perché tutte le sue passeggiate, per esempio, che erano sistematiche, avvenivano sempre allo stesso orario. I cittadini di Königsberg regolavano come poteva essere, dottore Gurgone, pensando il proprio chi è orologio Kant, chi è con le passeggiate, sì, di Königsberg. Mi fa paura tutto questo, davvero. Inoltre era uno dei docenti più ricercati, Stati, non sì, solo per ovviamente per la profondità delle sue lezioni, del suo pensiero, ma anche per la particolare ricchezza dell'insegnamento. Insomma, la quello demenza che non guarda in faccia a nessuno, a lui sì, è iniziata come iniziava, ecco, alla quello gente che comune. Accade, quello che accade che al accade? 1790 è che Kant comincia a diventare sempre più disinteressato all'insegnamento. Gli studenti addirittura cominciano a percepirlo come un professore molto difficile. Sì. Addirittura le sue lezioni, prima frequentate, cominciano a essere sempre più disertate, proprio perché comincia a diventare un professore ostico, un professore difficile da capire. Anzi, addirittura lui considera le sue lezioni sia di logica che di metafisica come selettive per gli studenti più dotati. Dottore Gurgone, ma quali e sono accadono i sintomi della demenza? Dobbiamo anche ricollegarci un po' alla patologia per capire no, quello ecco, che è successo. Perché quali sono? Ecco perché il problema di dire queste cose è importante, perché è uno dei sintomi molto sottili, ma molto rivelatori ovviamente per uno sguardo attento, per un diagnosta attento, nell'inizio di demenza, il cambiamento di carattere. Se una persona comincia a modificare il suo carattere, da un lato cambiando, ma dall'altro lato accentuando alcune caratteristiche, alcuni tratti caratteriali, questa è sicuramente una delle manifestazioni di inizio di problemi di tipo demenziale. E allora, dottore Gurgone, per poter anche accennare a quello che è successo all'altro importante personaggio nel contesto della filosofia, così non possiamo parlarne a lungo perché purtroppo il tempo è tiranno anche qui, ecco, la demenza è rimasta sempre la stessa come sintomatologia da quegli anni al terzo millennio, giusto? Si è scoperta una causa ab initium di questa brutta patologia che, dottore Gurgone, sta facendo impaurire un po' tutti. Adesso la frequenza, l'incidenza di questa malattia è davvero preoccupante. A parte il discorso che una famiglia, dove ci sono le famiglie numerose, almeno si contano due, tre familiari che hanno avuto la demenza, perlomeno non è magari l'Alzheimer, quella che molti conoscono come la principale, la più importante, che poi più importante è meglio scongiurarla, no? Ci sono anche demenze minori, cosiddette, ecco. Perché tanta incidenza? Qual è il primum movens di allora, questa patologia? La cosa forse che può subito risaltare da un confronto storico, visto che stiamo facendo sì, un ragionamento storicistico, storiografico, sì, come no, interessantissimo, è che la diagnosi di demenza oggi è facile perché noi abbiamo la cognizione di demenza. Ai tempi di Kant nessuno gli fece questa diagnosi perché la scienza medica del suo tempo non aveva neanche lontanamente l'idea che potesse esistere una malattia di questo tipo. Solo per fare non snocciolare dati che fanno capire, Kant muore nel 1804, la demenza viene descritta come malattia da Lois d'Alzheimer esattamente 100 anni dopo. Cioè a quei tempi dopo, nessun medico in Europa aveva idea di una malattia di questo ma tipo. Che cos'è e che quindi innesca? Non venne assolutamente diagnosticata. Cos'è che succede? Perché muoiono le nostre cellule nervose, quelle che nascono con noi e non si rigenerano rispetto allora, a tutte le altre cellule? Naturalmente il tutto fa riferimento a un processo degenerativo piuttosto complesso e complicato che riguarda l'intima fisiologia delle cellule nervose, per cui a un certo punto si inceppa un complesso meccanismo in queste cellule, per cui queste muoiono e degenerano. La morte progressiva di cellule ovviamente porta alla perdita di funzione, chiaramente nelle parti più selettivamente colpite, che sono quelle delle funzioni cognitive, memoria, logica, pensiero, parola, si colpisce tutta la capacità che ha un soggetto di relazionarsi. Però per finire il problema di Kant, così brevemente, la diagnosi non è completa, perché probabilmente non aveva la classica forma di Alzheimer, ma aveva una forma un po' più complessa e complicata, che è la demenza a corpi di Levi. Si tratta di una demenza a corpi di Levi, una demenza simile all'Alzheimer, in cui però il processo degenerativo, anche la biochimica, è completamente diversa. Ma, dottore Gurgone, è una diagnosi fatta a posteriori. Certo, ovviamente, sulla base di ciò che è stato raccontato e scritto minuziosamente, si è fatto poi le neuroscienze, questa hanno diagnosi, insomma, di fatto un resoconto, insomma, dedotto che si trattasse di quello. Ma ecco, quello che io volevo domandare, allora, praticamente questa demenza a un certo punto porta alla distruzione delle cellule nervose, molto spesso viene accusata
portato nelle nostre patologie significative, conosciute, ancora non conosciute perfettamente, il sistema immunitario. Ci può entrare l'autoimmunità, la nostra autodistruzione, un'autoaggressione delle cellule nervose nelle demenze? Perché tanti casi di demenza, dottore Gurgone? Ma lei da neurologo se l'è chiesto? Allora, probabilmente io penso a tutte le malattie, quando colpisco un organo complesso, più complesso è quell'organo, più sono l'espressione di una, forse molto semplicisticamente, ma forse molto più vicina alla realtà, l'espressione di una complessità che col tempo perde, non riesce a mantenere l'ordine. Il sistema nervoso è sicuramente uno degli organi più complessi che noi abbiamo. Ed è forse il più predisposto ad ammalare rispetto ad altri organi, proprio in relazione alla sua complessità. Ah, ecco. E forse anche per il fatto che è esposto maggiormente rispetto ad altri organi a tutta una serie di eventi, sia interni che esterni, che lo possono aggredire, compreso sicuramente il sistema immunitario. Più che sulla patologia degenerativa, in cui probabilmente c'entra poco, però esiste tutto un'ampia fetta di patologie neurologiche in cui il sistema immunitario gioca sicuramente una grandissima parte. Qui siamo praticamente nell'ambito delle cosiddette malattie neuroimmunitarie. Ma sono tantissime, certo, sono tante. E anche se altrettanto devastanti come le malattie degenerative, tipo come la demenza. Esatto, lei dice che il cervello è un organo complicato proprio perché tale è più soggetto ad andare incontro ad un tilt, basta un tilt a una macchina perfetta per andare in regresso completamente. Però la casualità della familiarità, più parenti con la stessa affezione, ecco lì sì, il cervello è l'organo più complesso che si può ammalare più degli altri perché è molto sofisticato, quindi basta. Ecco, ma perché nei soggetti di una stessa famiglia ci sono più casi? Ci deve essere qualcosa, un'informazione in qualche gene, insomma, in qualche sì, cromosoma che viene ereditato? Un'altra delle possibilità previste, insomma, dalle teorie attuali. No, perché che spiegano... io ne ho di 4 casi sì, nella sì, mia sì, famiglia. Ecco, è sicuramente cioè, il terreno genetico, capire, la componente genetica. In alcuni casi un'alterazione genica o multigenica è stata ben descritta e stabilita. In altri casi si dice genericamente un background genetico, che poi è una cosa che si usa per molte malattie, in fondo lo stesso diabete viene certo, considerato su una certo, base di un background, certo, un terreno genetico che poi predispone. Ma anche lì c'è l'autoimmunità, però lì c'è l'autoimmunità. Sì, sicuramente. Lì sicuramente l'autoimmunità c'entra tantissimo. Ma sicuramente ecco l'interazione tra sì, qualcosa che la natura ci dà, la nostra origine, insomma, la nostra sì, nascita ci dà, quello che i nostri geni insomma predispongono e poi tutta una serie di avvenimenti, eventi e contatti con fattori esterni che possono sicuramente portare all'inizio della patologia. Ci ha preso tanto Kant, eh? Io come ci prendevo a scuola ci ha preso anche allo studio emotivamente anche perché conoscere che certi individui così tanto importanti e temibili fossero stati affetti da malattie comuni alla gente comune, un attimo di ecco, impressione emotiva causa dentro l'anima, no? Ecco. Forse più interessante è il caso Nietzsche. È il caso Nietzsche, che è un caso ancora non risolto, completamente non risolto. Nietzsche invece? Che è passato praticamente per tanti decenni alla storia come un paziente affetto da demenza luetica, la demenza paralitica, in realtà. Ma, allora, oggi aspetti, si è stabilito. Dottore, che non... si deve fermare. Allora, purtroppo qui ci ascolta un'utenza che magari non è preparata. Neanche io sono preparata quanto lo è lei, parliamoci chiaro. Io la seguo con passione, però voglio dire, mi insegna tantissime cose. Ecco la lue, dal verbo, dal greco luo, sciolgo. Quindi stiamo parlando di sifilide, ecco, perché magari sentono questa parola ma non capiscono di cosa si tratti. In realtà tanti personaggi politici, filosofi, insomma, sono morti di sifilide, anche italiani molto conosciuti, no? Ecco. Se posso dare un sì, preziosissimo. La sifilide storico, che è già ritornata di nuovo alla ribalta. Noi chiamiamo sifilide questa malattia dal nome che nel Rinascimento gli diede Girolamo Fracastoro, un medico sì, umanista, che scrisse un poemetto, De Sifilis, cioè la vicenda di Silfide, questo giovinetto, che ecco fu affetto da questa particolare malattia. Il sottotitolo era Seude Morbo Gallico, ovvero sia del morbo francese. Questo perché? Perché colpì una cattiveria, insomma, che circolava nell'Italia del 400 e che la sifilide fosse stata diffusa, portata in Europa e diffusa dalle truppe francesi a quell'epoca di Carlo VIII che scesero in Italia praticamente e invasero il nostro paese.
In effetti, da lì ci furono tanti casi. In effetti in Italia, sia nel Regno di Napoli, sia che nella Repubblica Fiorentina, furono tantissimi casi di sifilide, da illustri personaggi dell'epoca furono colpiti dalla sifilide e morirono di sifilide. Forse anche un ciclista famoso italiano è morto di sifilide. Beh, se dobbiamo restare a quell'epoca, possiamo prendere il grande umanista Pico della Mirandola. Ah, per esempio. Che per esempio posso dire una cosa anche io, però, su due cose a riguardo. Ecco, anch'io voglio fare un attimo. Allora, ecco lì, mi ha spiegato da dove viene il nome sifilide e io mi ricordo che invece appunto luo, dal verbo sciolgo, perché il sifiloma, proprio questa... Si scioglie. Esatto, ha questo liquido filante pieno di virioni, insomma, e di spirochete della sifilide. Il treponema pallidum, giusto? E allo stesso tempo il neurologo è impegnato nella conoscenza della sifilide per la neurolue, cioè quando attacca i cordoni posteriori dopo 30 anni dal primo contatto dei cordoni laterali del midollo, e c'è la famosa andatura a gambe larghe, l'andatura atassica. Sono preparata? Preparatissima. Oh, ecco, visto. Solo che la malattia rimase obiettivamente un mistero per almeno 400 anni anche. Da questo punto di vista, perché la batteriologia si sviluppò molto tardi, sì. La scoperta della spirocheta avvenne nei primi praticamente del Novecento. Certo, un po' più e là, il nostro quindi... povero Friedrich Nietzsche, che fu tacciato di avere la sifilide terziaria nella forma neurologica, cioè la demenza paralitica, come si chiamava a quei tempi, sì. Probabilmente non solo non ebbe la sifilide, ma non fu neanche appropriatamente diagnosticato. Ah. Quindi fu facile dire che avesse la sifilide, ma in realtà forse fu una vera e propria demenza. Il fatto della sifilide è una maldicenza che cominciò a circolare qualche anno dopo, diciamo così, della grave malattia del filosofo. La vicenda storica ci racconta questo. Praticamente Nietzsche viveva a quell'epoca in Italia, a Torino. Sì. E nel 1888, alla fine del 1888, lì viene colto da un collasso nervoso. Viene dagli amici portato praticamente da Torino in Svizzera, a Basilea, ricoverato in un ospedale psichiatrico. Le sue condizioni psichiatriche erano gravissime, cioè si trattava di un soggetto che delirava, cominciava a dire delle cose senza senso. Senza senso, quindi. Addirittura, per esempio, per dare un esempio, lui diceva che era il figlio del re Umberto d'Italia. Ma poteva essere una schizofrenia quella, eh? Allora, il problema è che questi termini che stiamo usando, schizofrenia, psicosi maniaco-depressiva, perché qualcuno ha fatto anche questa diagnosi, psicosi maniaco-depressiva, o qualsiasi altra diagnosi psichiatrica, a quell'epoca era praticamente impossibile, certo. Perché la neuropsichiatria moderna non era ancora nata. E quindi la diagnosi, l'invenzione, diciamo così, del concetto di schizofrenia avverrà qualche decennio dopo la morte di Nietzsche, sarà opera di due psichiatri tedeschi, Bleuler, che darà proprio il nome di schizofrenia dal due termini greci, schizo, schizo, individere, sì. e frenos, mente, quindi mente divisa, è l'essenza psicopatologica di questa malattia, e poi il grande Emil Kraepelin, che farà la sistematizzazione della psichiatria. Allora, quindi nessuno poteva fare queste diagnosi. Ancora non lo l'unica sappiamo. Diagnosi, l'unica diagnosi che la neurologia di fine Ottocento poteva fare a quell'epoca era quella di paralisi dell'insano. Questo era il termine che si faceva a quei tempi. Perché? Perché la infezione luetica, che ancora non si sapeva che era la spirocheta del cervello, provocava un quadro clinico molto complesso che dava una paralisi generalizzata, il soggetto perdeva l'uso degli arti, c'è una sigla, braccia. Paresis, P, la perdita, cioè proprio della personalità, A, dell'apprendimento, pare, sì, R, la componente la grave, di Ray, piccola, la, che non si modificava. Ecco, la componente che si accompagnava è quella di una grave demenza. Sì. In realtà però di lì a qualche decennio dopo la neurologia cominciò a capire, a comprendere che esistono molte altre forme di demenza. E infatti oggi la diagnosi più appropriata della malattia di Nietzsche non è di demenza luetica, demenza politica, ma di una forma particolare che si chiama demenza frontotemporale. Però qualcuno ha avanzato l'idea che in realtà Nietzsche avesse un tumore frontale. Mamma quindi mia. Tutte quelle manifestazioni, tante cose, psichiatriche, erano solo dovute da un momento di da un processo espansivo che aveva... di tumore. Quello che però in parte nociuto, secondo me, e per chi insomma apprezza questo filosofo può anche dispiacere, che in qualche misura chi
denigra o vuol denigrare questo filosofo, dice che la sua filosofia è frutto di una mente malata. E non credo che sia giusto, bisogna fare giustizia, secondo me, a questo filosofo, che è sicuramente uno dei pensatori più sconvolgenti che siano comparsi, uno dei più rivoluzionari e straordinari del pensiero occidentale. Tra l'altro bisogna anche dire che come Kant chiude un'epoca, come Kant chiude l'illuminismo e apre l'Ottocento romantico e l'idealismo tedesco, anche Nietzsche chiude l'Ottocento. Anche Manzoni, la crisi... nel romanticismo aveva anche Manzoni una malattia neurologica. Credo che tutti i movimenti intellettuali del primo Novecento hanno un debito con Nietzsche. Lo ha l'esistenzialismo, tanto rispetto. Lo ha l'espressionismo, ovviamente. Lo ha il decadentismo, lo stesso nostro D'Annunzio. Grazie, dottore Gurbone. E Thomas Mann, per ricordare l'ultimo grande scrittore che... È lui, non possiamo andare oltre. Grazie, dottore Gurbone, veramente con lei si potrebbe parlare ore e ore e non smettere mai di imparare. Io non so chi abbia criticato Nietzsche, sicuramente gente comune, ma troppo comune come me, può solo avere un grande senso di ammirazione. E non lo so, magari dei critici studiosi possono permettersi di dirla un po' di più. E vabbè, diciamo che le grandi menti potevano anche essere malate, ci poteva anche stare, insomma, e da lì forse la produzione di cose diverse, superiori rispetto alla norma, o la, insomma, quello che è l'elemento comune che ci accomuna tutti noi, comuni esseri mortali. Ripeto, non è un bisticcio, voglio ripeterlo comune, perché loro erano fuori le righe nel senso positivo e grosso del rispetto e della parola. Grazie dottore Gurgone, neurologo, quindi anche grandi si ammalano. C'era, ora non voglio io scadere, però c'era una telenovela a sei tempi, no? Anche i ricchi piangono, ma ci sta in qualche modo, sì, perché no, insegnano anche le telenovelas. Grazie ancora. Allora, dottore Salvatore Di Rosa, cardiologo, passiamo dalle... E del resto, quando ci si innamora, cosa si dice, Cuore, smettila, distaccati dal cervello, cervello, distaccati dal cuore. Quindi diciamo che una connessione, un senso fra voi due, la vostra presenza c'è. E allora, dottore Di Rosa, giornata mondiale del cuore in questi giorni, no? Ne hanno parlato tanto i media, le TV nazionali. Ma questo cuore, quali sono le vere campagne di prevenzione per evitare che ci si ammali di cuore, ma non nel senso dell'innamoramento, precisiamolo? Questo è un tema di estrema attualità per tante ragioni. La prevenzione cardiovascolare ha in sé, raccoglie in sé quelli che sono gli elementi che effettivamente ciascuno di noi deve tenere a mente per evitare di cadere in patologie di questo tipo, che non sono soltanto cardiologiche, la prevenzione cardiovascolare, quindi riguarda anche il sistema circolatorio, quindi di conseguenza tutti gli organi. E sistemi di prevenzione che fanno capo a quelle che sono le nostre abitudini spesso sbagliate, oltre a fattori di rischio che sono ineliminabili, legati alla genetica, legati al sesso, quindi alla familiarità, sui quali non si può se non prendere atto di quella che è la nostra storia, quello che ci precede e chi siamo grazie ai nostri genitori. Ci sono dei fattori di rischio che invece sono assolutamente eliminabili, e questi fattori di rischio eliminabili sono rappresentati dal fumo di sigaretta, sono rappresentati dal sovrappeso, sono rappresentati dal colesterolo alto, sono rappresentati anche dal sesso maschile, purtroppo, perché effettivamente fino a una certa età rispetto alle donne la prevalenza delle malattie cardiovascolari è più alta degli uomini, poi dopo la menopausa in qualche modo viene meno quello che è il cosiddetto cappello ormonale, quindi quella protezione, l'ombrello che le donne fino a una certa età hanno. E non sorrida, dottore Di Rosa, ma non mi permettere. Questi ormoni, mannaggia. I vostri ormoni cosa fanno? Non fanno niente nell'andropausa? Nella donna... Cosa fa? Però il testosterone diminuisce nel momento in cui aumenta la pancia, l'addome, e lì state attenti anche voi. E lì nelle donne poi, soprattutto invece, gli ormoni sono assolutamente protettivi fino a una certa età, per poi perdersi questa protezione dopo la menopausa, e quindi in qualche modo equiparare il rischio in entrambi i sessi. E noi, a proposito di questo, lancio e sfrutto l'occasione
per ricordare a tutti che dal 20, il 21 e il 22 di ottobre in Piazza Cavour verrà fatto uno screening gratuito alla popolazione con elettrocardiogramma e parametri essenziali del laboratorio, proprio per stratificare il rischio cardiovascolare nell'ottica nell'ambito di una manifestazione che tiene a mente il tuo cuore, tiene a cuore il tuo cervello. Esatto. Ed è una manifestazione che è assolutamente bella anche l'edizione, è il terzo anno che la portiamo avanti come reparto di cardiologia, è un grosso impegno, ma riteniamo che sia assolutamente doveroso anche poter dare un contributo in ambito di prevenzione a chi lo vorrà. Ma dottore Di Rosa, questo è un programma di sensibilizzazione importante che ha avuto molto successo, nel senso che è stato riconosciuto come efficace ed efficiente da parte vostra, perché vi siete impegnati ad operati con turnazioni durante la giornata e la gente, o per curiosità, perché a volte ci si infila da queste parti solo per un fatto di curiosità, però devo dire che è andata al di là delle nostre aspettative, perché l'anno scorso abbiamo fatto circa 600 visite gratuite in Piazza Cavour. Allora, queste visite vogliamo ripeterlo? Allora, intanto ad ottobre, ha detto, le date sono il 20, saranno visite mattina e pomeriggio, il 21 mattina e pomeriggio, la domenica soltanto la mattina. Saranno consistono? È una visita cardiologica base in cui verrà fatto un elettrocardiogramma, verrà presa la pressione, verrà fatto un'anamnesi cardiovascolare con la stratificazione del rischio cardiovascolare, e quindi comunicheremo poi alla fine, ottenendo quindi i parametri per ogni singolo paziente, diremo al paziente quello che è il suo rischio di incorrere in eventi cardiovascolari da qui a 10 anni, se non cambia quelle che sono eventuali abitudini di vita sbagliate e di stile di vita in genere. Dottore Di Rosa, volevo farle una domanda. Ovviamente con lei un po' correremo, perché il dottore Gurgone, dove c'è cultura c'è praticamente dimezzamento di tempo e quindi dobbiamo un po' accelerare. E vabbè, facciamo finta di essere tachicardici oggi. Allora, dottore Di Rosa, una domanda che può sembrare stupida, invece io penso che chi ci ascolta vuole sempre che si possa fare una domanda del genere. Io oso sempre con i miei ospiti. Ma le donne sono incoraggiate da questa visita, e magari esiste ancora la visita cardiologica, cioè l'elettrocardiogramma dove la donna si deve spogliare? Non siamo come voi uomini, no? Noi dobbiamo purtroppo togliere il reggiseno per effettuare l'elettrocardiogramma, ma forse questo non si fa più. Forse effettivamente si può rimanere vestite e magari potrebbe causare una minore affluenza di donne allo screening che voi offrite gratuitamente. È estremamente raro dover incorrere poi proprio nel petto nudo nelle donne. Finalmente, lo possiamo dire. È assolutamente idoneo anche a fare l'elettrocardiogramma. Signore di mezza età. Ci sono delle condizioni in cui effettivamente non puoi farne a meno, ma nella stragrande maggioranza dei casi non è strettamente necessario. E quindi incoraggiamo le donne di mezza età veramente avere fare uno screening, peraltro gratuito, peraltro con il personale che tu poi incontri in ospedale, quindi è gente che queste cose le fa nella quotidianità lavorativa. L'anno scorso su 600 visite, al di là delle cose più comuni, in 7 pazienti è stata riscontrata una fibrillazione atriale di cui non avevano idea di averla, e queste persone chiaramente poi da lì a poco hanno intrapreso una terapia. Avete salvato la vita, dico. Sappiamo bene quali sono le possibili. Cos'è la fibrillazione atriale? Lo vogliamo ricordare? Lo diciamo con tanto piacere. L'aritmia più frequente è la fibrillazione atriale. Per aritmia si intende un battito cardiaco irregolare. La cosa che tutti noi possiamo fare, anche non essendo dal medico, semplicemente ponendo 3 dita in corrispondenza del polso radiale, ovvero di quella regione del braccio che è in corrispondenza del pollice, sentiamo la nostra frequenza cardiaca. Un battito cardiaco irregolare può nascondere una aritmia come la fibrillazione. Quanti battiti al minuto noi abbiamo normalmente? La letteratura e comunque la scienza ci dice che una frequenza cardiaca tra 60 e 100 è ritenuta una frequenza normale, ma al di là di quello che è il numero che un apparecchio
apparecchio di pressione piuttosto che un misuratore di frequenza ci può dire. È l'origine del ritmo che nella fibrillazione è diversa, e di conseguenza un'origine differente può essere una fibrillazione atriale, e se è presente una fibrillazione atriale il rischio di eventi ischemici, soprattutto cerebrali, è molto elevato. E questi sono quei pazienti che effettivamente, quando poi magari il dottore Lugone li ricovera, sono quei pazienti con ictus cardioembolico che sono quelli che hanno una prognosi peggiore nell'ambito, certo, di questo tipo di patologie. Dottore Di Rosa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha cambiato l'orientamento sulla pressione, cioè la massima, la minima, cioè siamo diventati tutti ipertesi, cioè prima non era così, no? Ma guardi, per un periodo, no, per un periodo effettivamente dobbiamo dire che le linee guida avevano un attimo abbassato il target di valori normali. Le ultime linee guida, quelle diciamo insomma che seguiamo tutti, hanno come target quello al di sotto di 140 con 90, che è il limite che abbiamo ritenuto studiato. Noi, esattamente, no? E quindi si è in qualche modo ritornati a quello che è il diciamo la, è una la concezione. Strategia di prevenzione questa, ma questa è una strategia è importante, perché la pressione alta è la prima, è una delle prime cause naturalmente di patologie cardiovascolari quando effettivamente hai valori fuori controllo. Quando ci sono poi una serie di fattori di rischio aggiuntivi, quali può essere per esempio il diabete, allora lì è bene che i valori siano tenuti più bassi, ma naturalmente il più basso non significa che devono essere valori esattamente troppo bassi, perché anche quello poi può determinare, certo, dei valori, delle conseguenze cliniche. Io l'ho interpretato un po' così semplicisticamente come mettere un po' il ferro dietro la porta, ecco, cambiando un po' questi parametri significa preservare una salute migliore, cioè evitare, cioè un controllo maggiore su chi è scorretto nella vita quotidiana attraverso abitudini che spesso ci portano alle patologie, quando potremmo vivere in salute tutti gli anni che ci restano da vivere, magari sono pure tanti, visto che adesso noi quello che riscontriamo fino... molto, e questo per esempio ce lo dicono anche i cardiochirurghi, a cui noi spesso dobbiamo indirizzare i pazienti, ci dicono che purtroppo nel nostro territorio effettivamente il sovrappeso come fattore di rischio è estremamente diffuso. In Sicilia? No, no, soprattutto nella nostra zona, nel nostro territorio. Nel nostro territorio. Stiamo parlando di Agrigento? Provincia di Agrigento. Agrigento è provincia, sì, ovviamente. Sì. E i pazienti che spesso arrivano in cardiochirurgia provenienti dal nostro bacino spesso sono quelli che hanno effettivamente una complessità poi coronarica estremamente elevata. E questo deve passare poi attraverso questi programmi, deve passare attraverso i meccanismi di prevenzione, deve passare attraverso un messaggio culturale che deve, è bravo, deve è arrivare. È un messaggio culturale, deve arrivare. Perché sembra un paradosso, dottore Di Rosa, però non me ne vogliano, diciamo, i grandi espressionisti della cultura italiana, mediatica, nazionale, locale, però voglio dire, si dice sempre in Sicilia non c'è lavoro, non c'è possibilità, no? E chi non lavora ed è povero, paradossalmente, è più grosso. Lo sapeva? Questo veramente non ci avevo fatto caso. Praticamente, ecco, non me ne vogliano, ma è così, è un problema di alimentazione. Sì, è un problema enorme di alimentazione. È un problema enorme ed è un problema di estrema valenza sociale, perché nel momento in cui un paziente è sovrappeso rischia poi nel tempo di sviluppare ipertensione, di sviluppare diabete, di sviluppare ipercolesterolemia. E quindi la prima cosa da fare un po' è anche un retaggio culturale nostro, cioè le nostre nonne ci volevano in carne. Mangia non che cresci. Non è un caso questo, quindi l'essere in carne era considerato un elemento uno stato di benessere, un fattore effettivamente di benessere. In realtà purtroppo non è così, il peso è importante, molto spesso si rincorre un benessere che tu non hai a causa di un sovrappeso e quindi puoi essere costretto a assumere dei farmaci quando invece una alimentazione e uno stile di vita diverso ti potrebbero anche evitare l'assunzione di farmaci. Certo. Si rincorre un benessere che spesso è frutto di una gestione sbagliata del tuo quotidiano. Ecco. Assolutamente sì. Dottore Di Rosa, lei è uno che diciamo si dà da fare per la prevenzione e per la sensibilizzazione, no? Quindi di quelle che sono le problematiche appunto legate ad altre patologie che aggravano quella cardiaca e viceversa. Ma secondo lei quale dovrebbe essere la migliore strategia, a parte questi screening che voi effettuate, che hanno avuto grande successo e che si ripropongono a breve nella nostra città in Piazza Cavour, ora fra qualche giorno ad ottobre, ma secondo
secondo lei qual è la strategia migliore per arrivare fin dove lì ancora c'è il retaggio, fin dove lì ancora la cultura diciamo, si ostina a non essere quella in evoluzione ma quella in involuzione? Cosa bisogna fare per entrare nelle teste dure che ancora non capiscono quanto sia importante? Guardi, secondo noi, e dico secondo noi perché con tutti i colleghi della cardiologia abbiamo un'associazione, e desideriamo, compatibilmente con quelli che sono chiaramente gli impegni fondanti che ciascuno di noi ha in reparto, di portare avanti un progetto di prevenzione che parta dalle scuole. Sembrerà una banalità, però se tu non lavori e non si fa capire già ai ragazzi, noi vorremmo fare dei progetti con le ultime classi delle superiori, se naturalmente poi gli istituti ce lo permetteranno. La prevenzione cardiovascolare deve passare attraverso delle fasce di età più giovani, cioè evitare non soltanto il fumo di sigaretta, ma piuttosto il sovrappeso, farlo passare attraverso dei messaggi che partono dai ragazzi di... E arrivano a casa i genitori anche, bravissimo, no? Bravissimo. Abbiamo pensato che il modo per poter raggiungere i genitori possa essere passare dai ragazzi. Non è sbagliata questa strategia. Esatto. Adesso i giovani sono delle spugne e poi rimproverano. Cioè non bisogna educare solo le figlie, anche figlie educano i genitori, assolutamente, no? Assolutamente. E questo è un po' il e progresso. Questa cosa si sta attuando, vi state muovendo per... Allora, noi abbiamo un'associazione che si chiama Il Cuore di Agrigento. Siamo Il Cuore di Agrigento. Sì. Abbiamo, siamo partiti un anno fa circa, abbiamo donato al Comune di Agrigento due defibrillatori, uno è in Piazza Cavour. Come no? E sappiamo pure dove è ubicato, non lo diciamo però. Non lo possiamo, perché se non annulliamo tutto quello che abbiamo detto sulla dieta. Non lo possiamo sulla dire. Non obesità. Lì abbiamo avuto la... Ringraziamo pubblicamente la pasticceria di Piazza Cavour che ci ha permesso di allocare, diciamo, esatto, di allocare il defibrillatore lì, che ci permette anche di sorvegliarlo in questo, certo, modo. Il secondo qualche giorno fa è stato posizionato invece a Porta di Ponte. Qualche giorno fa, quindi la città ora ha due defibrillatori, sono due dispositivi che in mani esperte ovviamente permettono di erogare una scossa elettrica se effettivamente il paziente ne ha necessità, ma l'apparecchio è semi-automatico. Per il primo intervento, poi si chiama sempre il 118. La prima cosa in assoluto è sempre chiamare il 118. Ovviamente, ovviamente. E allora, dottore Di Rosa, un'ultima domanda, perché non abbiamo tempo a disposizione, così tanto perché fa così paura alla gente che sente parlare di questa cosa, però in realtà non ne conosce poi la metodologia applicativa. Ma questa transesofagea che cos'è? Allora, la transesofagea è un'ecografia, partiamo da lì, è un'ecografia che ti permette di vedere il cuore più da vicino attraverso una sonda che viene posizionata in esofago. Tutti abbiamo sentito parlare della gastroscopia, naturalmente, certo, lo sappiamo tutti. L'ecografia transesofagea è un'ecografia che è assolutamente meno fastidiosa della gastroscopia, sebbene utilizza la stessa via d'accesso che è l'esofago, quindi quel canale alimentare che tutti conosciamo. E si ferma questa sonda a metà esofago. Perché? Perché attraverso questa via di accesso è possibile vedere meglio il cuore, vederlo più da vicino, perché all'interno il cuore, nel nostro torace, è a contatto quasi con l'esofago e quindi ti permette una visualizzazione diretta e più ravvicinata delle camere cardiache. E quindi puoi vedere proprio quello che ci sta, insomma. Si vede tanto, si vede se in corso di fibrillazione atriale sono presenti dei coaguli all'interno del cuore, per esempio, cosa che non puoi vedere con l'ecografia tradizionale. Puoi vedere se le valvole cardiache hanno delle problematiche che con l'ecografia tradizionale non sono visualizzabili bene. Ma quali sono i soggetti candidati alla transesofagea? No, ma intanto dobbiamo dire che non è un esame rutinario, è un esame che si fa soltanto in pazienti selezionati se dal transtoracico non c'è una diagnosi che si ritiene già soddisfacente. Tutto ciò che entra nel nostro corpo è invasivo, è invasiva? Tutto ciò che entra nel nostro corpo è giustamente invasivo, però c'è una invasività che naturalmente non è quella che magari altre metodiche hanno. Si può fare in anestesia, in una leggera sedazione, anche se molto spesso non è strettamente necessaria, perché il paziente
se ben istruito e ben informato di quelli che devono essere i piccoli accorgimenti che durante l'esame devono essere eseguiti, tollera l'esame nella stragrande maggioranza dei casi. È un esame che comunque ha una durata estremamente ridotta. E quindi un messaggio, cioè non abbiate paura nel caso in cui foste candidati a questa. Se il vostro medico e il vostro cardiologo lo consigliano, c'è una ragione per fare l'esame e il beneficio è sicuramente superiore a quelli che possono essere i fastidi legati all'esame. Vabbè, speriamo che questo possa un po' in qualche modo attenuare il timore di questo tipo di indagine, ma per non avere timore di questa indagine noi dobbiamo fare in modo di arrivare alla longevità che la natura ci ha concesso in buona salute, senza tanti di quegli acciacchi che possono renderci poi inabili. Questo è il rischio che corriamo. Le faccio una domanda. Sì, a me. A lei, ecco, non me l'ha fatto mai nessuno. Quante persone centenarie lei conosce obese? Allora, circa 2 giorni fa sulla rete nazionale, alla Vita in Diretta, proprio mi trovavo lì e stavo ascoltando questa trasmissione, hanno intervistato una signora di 100 anni che si è iscritta all'università della, non so quale età, perché non è più neanche la terza. Oltre la terza. E sembrava, dottore Di Rosa, una signora di 60 anni. Allora, io non so se fosse vero, perché io l'ho guardata, cioè mi sono fermata, proprio per dire, veramente, cioè 100 anni, iscritta all'università, cioè faceva veramente paura pensare che potesse avere quell'età e stare così bene. E questo dà una risposta, lei parlava di una vita alimentare, di tipo salutare, una dieta mediterranea rigorosamente osservata, ma lei ha ragione, io obesi di 100 anni non ne ho mai visti. Il segreto per vivere a lungo è effettivamente quello di avere una corretta alimentazione, allontanarsi dalle abitudini sbagliate. Però dottore Di Rosa, non discriminiamo magari coloro i quali sono affetti da patologie endocrine, da altre malattie che purtroppo comportano un eccesso di chi fa un cattivo uso della tavola. Esattamente. Dottore Di Rosa, e allora ultimo messaggio, abbiamo concluso oggi, dobbiamo darlo, che è quello di incoraggiare soprattutto le donne un po' timide di mezza età, che la visita cardiologica attraverso il vostro screening non è assolutamente invasiva, nel senso che non lede sicuramente il pudore di nessuno. Andate in tanti venite in tanti, meravigliate questi dottori volenterosi e vogliosi di portare in giro la buona parola, che non è questa religione ma è veramente la voglia di portare la salute a casa e a tavola. Quindi ricordiamo, dottore Di Rosa, il 20, 21 e 22 di ottobre in piazza Cavour ci saranno le giornate della prevenzione, come nei 2 anni precedenti, prevenzione cardiologica, mattina e pomeriggio, tranne la domenica soltanto la mattina. Bene, mi fa piacere, anche se mi dispiace, che voi abbiate trovato 6 individui gli anni precedenti affetti da fibrillazione atriale e non sapevano di averla, però quanto è importante una visita. Bisogna andare dal medico quando si sta bene, non quando si sta male, è vero? La prevenzione è l'unica risorsa importante che ti può permettere di riconoscere una patologia prima ancora che quella ha dato i suoi effetti. Grazie dottore Di Rosa, vuole aggiungere qualche altra cosa? La ringrazio per l'invito. Grazie, grazie a lei. E allora, dottore Gurgone, concludiamo velocemente. Lei ha detto, poco fa, parlando di un famoso filosofo, le maldicenze di allora dissero che avesse la sifilide. Ebbene, ha ragione, perché noi studenti di medicina degli anni passati la vedevamo e la studiavamo come una patologia dove la vergogna, anche a ripeterla, veniva un po' fuori, perché era la patologia delle prostitute, quindi degli uomini che frequentavano le case di tolleranza. La possiamo tagliare fuori questa cosa, perché la sifilide è ritornata. È ritornata, tanti casi di sifilide anche fra i giovani. E quindi dall'epidemia inglese che ci fu qualche anno fa, adesso ecco, gli ambienti poco puliti, perché non è soltanto il contagio venereo, cioè attraverso il rapporto sessuale, anche tra tossici dipendenti, i pazienti con l'HIV, non perdiamo la percezione del rischio, cari giovani, l'HIV non è che non esiste più, esiste come, le cose si addizionano e la gravità aumenta. Comunque, per concludere, e allora un messaggio, io dico sempre positivo, di incoraggiamento nei confronti di patologie che a volte fanno davvero tanto male.
No, io se posso vorrei concludere, al di là ovviamente del messaggio così divulgativo nell'ambito delle malattie trasmissibili venere, proprio con Nietzsche vorrei chiudere citando una cosa molto bella che lui scrisse in una delle sue opere più belle, Al di là del bene e del male, proprio nei rapporti con la follia. L'aforisma è questo: se combatti contro un mostro, stai attento a non diventare anche tu un mostro, e se guardi nel fondo dell'abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te. Che bella questa cosa, grazie dottore Burgone, abbiamo concluso magnificamente. E adesso io vi lascio con il nostro amico grande, il nostro amico piccolo, che ci insegnerà in qualche modo dove andare ad osservare parti del nostro corpo dove purtroppo spesso si possono insinuare delle cattive, chiamiamole così, malattie. Guardatelo bene, è simpatico, ha anche una musica gradevole e ci dice tante, tante cose. Fra le tante cose, la parola più grande, magica, prevenzione. Alla prossima puntata, ciao ciao. Nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times, I'll take good care of you, don't think twice.